Ci mettiamo d'accordo su un dolore, proviamoci a metterci d'accordo. Tra l'altro, nota biografica, si racconta sempre quest'altra panzana rossa sul povero Einstein, il giovane outsider che, pur essendo un brillante pensatore, la notte si arrovellava sui misteri del tempo, di giorno si ammorbava lavorando all'ufficio brevetti di Berna. Allora, che faceva Einstein all'ufficio brevetti di Berna? Testava tutto il giorno invenzioni tecnologiche che cercavano di inventare apparecchiature per coordinare elettronicamente orologi a distanza, perché questo era il problema tecnologico del momento. Quindi Einstein ha fatto la relatività ristretta, adesso dico un po' una battuta, nonostante il fatto che fosse impiegato all'ufficio brevetti, ma grazie al fatto che era impiegato all'ufficio brevetti, perché rifletteva da tecnico al problema del coordinamento di misure di tempo. E infatti l'articolo, lo storico, quello di Einstein, comincia esattamente così. Chiedendosi che cavolo vuol dire che sappiamo misurare i tempi. Allora, se ci pensate un attimo, nasce da questo, è una maniera efficacissima per spiegare questa cosa. Come facciamo a coordinare orologi? Cioè, per definire una misura di tempo comune, e poi quindi coordinare misure, dire cosa vogliamo dire, certi intervalli di tempo, durate, tutte queste cose, no? Dobbiamo essere d'accordo sull'avere uno strumento misuratore, vabbè, ce l'abbiamo, gli orologi, ma poi devono essere sincronizzati tra loro per poter dare un senso alle misure. Bene. Allora, come facciamo a sincronizzare io e lei i nostri orologi? Io e lei è facile. Dove vai? C'è l'orologio. Sì, non lo so, ma abbiamo sincronizzato. Dai. Sono esattamente quelle ore lì, no? Le stesse. Sì. Mettiamo insieme, sì. Senso diverse? Decidiamo con la convenzione qual è quella buona. In questa stanza, ci mettiamo tutti d'accordo. Sono le 8:20 al minuto, va bene? Ma se devo fare la stessa operazione con un mio amico che sta a Melbourne, con cui devo scambiare poi comunque informazioni, risultati di misure scientifiche, non posso fargli vedere l'orologio. O meglio, se lui fosse avesse una vista molto acuta, potrei anche fargli vedere l'orologio. Ma il punto è che se io gli faccio vedere l'orologio, quando lui lo vede, lui non lo vede quando io... Perché, ahimè, la luce non viaggia a velocità infinita. Occorre del tempo, perché, e quindi il paradosso della definizione operativa scientificamente fondata della misura del tempo è che per poter definire misure di tempo tu hai bisogno di una convenzione sul tempo, cioè sull'oggetto che vorresti poter misurare indipendentemente, non esci. A 300.000 km al secondo, quanto ci metti da misurare? Ci mette molto poco, ma quel poco, infatti la differenza, no, non è quello, perché ci mette poco, ma da qui al sole ci mette 8 minuti. Ah, da qui al sole. E se faccio il giro, poi dopo, qui c'è il problema di capire l'entità dell'effetto, infatti l'entità dell'effetto è piccolissimo, sono d'accordo, ma concettualmente il problema è un altro, perché poi le conseguenze ci sono. Come faccio quindi a mettermi d'accordo con lui se i nostri orologi sono sincronizzati, essendo lui molto lontano? Noi possiamo comunicare attraverso, per esempio, l'invio di un segnale elettromagnetico col telegrafo. Inventatevi il sistema. Il sistema ideale dovrebbe essere questo. Io costruisco due orologi identici, per assunto precisi, e uno di due lo invio a Melbourne. A questo punto loro viaggiano tutte e due per loro conto alla stessa velocità e assumo quindi che tutte e due sono sincronizzati. Poi anche se ci metto un mese a trasmettergli, a spedirgli l'orologio, io poi posso tranquillamente scrivere una lettera quando tu vedrai che è mezzogiorno. Questo è un altro problema, d'accordo, questo si può fare. Però il problema è che io posso aver bisogno di verificare la sincronizzazione di orologi a distanza. Come facciamo? Allora, io adesso tu sei molto lontana, no? Ci mette un po' di tempo, esageriamo i numeri naturalmente. Lui dà il segnale a mezzogiorno, io ti mando il segnale, ci mette 5 minuti ad arrivare il messaggio. Allora aspetta, io te lo aggiungo. Aspetta, no, è mezzogiorno,
tu lo ricevi e vedi mezzogiorno. Vabbè, io rimetto il mio orologio in base a... No, perché mi rispondi. No, perché se io ti dico è mezzogiorno e quando tu senti il mio segnale lo metti a mezzogiorno... No, no, lo metto a mezzogiorno più il tempo che io so... Quanto ne sai? Quanto tempo? Vabbè, no, c'è un altro che puoi fare. No, lo sa quando ha risposto e quindi l'ipotesi era che si sapeva il tempo che il segnale. Ma io sto cercando di definire il tempo. Allora infatti è questa l'operazione che si può fare. Io ti dico, mezzogiorno, quando tu senti il mio segnale, il tuo orologio segna, esageriamo, mezzogiorno e 5. Allora tu subito mi dici a me, mezzogiorno e 5, se io ricevo il tuo a mezzogiorno e 10, diciamo che siamo a posto. Se io dico mezzogiorno, tu mi dici mezzogiorno e io leggo mezzogiorno e 10, oh, ma metti davanti 5 minuti, d'accordo? Così possiamo fare, a parte che... A patto che la cosa costa un po' di casa. A patto che... infatti non si faceva, alla fine poi si è fatto così perché si è capito che a patto che ci conveniamo e non possiamo fare altro che convenirne, perché non c'è modo di misurarlo, che il tempo che il segnale impiega per andare da me a te è lo stesso che impiega per andare da te a me, cioè che la luce viaggia con la stessa velocità in tutte le direzioni. Se non hai, se non fai una convenzione che esiste un segnale che viaggia con la stessa velocità in tutte le direzioni, non puoi dare un significato operativo serio alla nozione di sincronizzazione di orologi e quindi alla misura di tempo. Hai chiuso. Dopodiché, siccome questa è un'operazione fondamentale che deve valere in tutti i sistemi di riferimento, se non è una porcata, questo segnale universale deve essere tale, non solo deve poter avere la stessa velocità in tutte le direzioni, ma deve avere questa proprietà in tutti i sistemi di riferimento e quindi deve essere una costante universale. No. Eh sì, perché sennò ho chiuso. E mi manca l'ultimo passaggio però. Ho visto che debba viaggiare con la stessa velocità in tutte le direzioni. In quale sistema di deve essere vero in tutti i sistemi di riferimento, ma questo non mi vuol dire che viaggia con la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento. Eh sì, per forza. Bene. E per forza? Beh, come faccio? Questa proprietà di avere un segnale che viaggia con la stessa velocità in tutte le direzioni, dovendo anche per il principio di relatività essere valida in tutti i sistemi di riferimento. Ma la proprietà è valida in tutti i sistemi di riferimento. Ma non posso avere una velocità che è la stessa nel sistema S andata e ritorno e poi è la stessa andata e ritorno nel sistema S primo ma diversa in modulo. È un nonsense assoluto. Qual è quella giusta? Come fa? Allora, non funziona. Deve essere universale, deve valere per tutti, sennò che non è universale. La costante di gravitazione universale. Ci credo, per carità. No, giura, la costante di gravitazione universale è la stessa non solo per qualunque coppia di masse che io prendo in questo sistema di riferimento, okay, certo, ma anche per qualunque coppia di masse che io prendo in un altro sistema di riferimento. Ma non è esattamente questo che è il riferimento di Maggio. No, ne parliamo dopo, continuiamo la vita. Non dimostra questo, dimostra un'altra cosa. Anzi, non dimostra niente, fa vedere una cosa che si può spiegare in questo modo, ma anche in altri modi. E storicamente è stato spiegato in altri modi prima di arrivarsi a questa spiegazione. Comunque, insomma, giratela come le pare, tra... E poi, alla fine, naturalmente, alla fine, questa è una congettura. Questo tipo di speculazioni sulle equazioni di Maxwell, sul tempo, portano a suggerire, avanzare l'ipotesi strana. Che ci sia uguale per tutti. Uguale per tutti vuol dire uguale in tutti i sistemi di riferimento. Dopodiché, è vero o non è vero? Beh, a quel punto, ovviamente, l'evidenza empirica lo dimostra, e l'evidenza empirica lo dimostra. Qualunque misura di C del vuoto fatta in qualunque sistema di riferimento ha sempre dato lo stesso risultato, con un grado, anche quando il grado di accuratezza, nonostante sia 300.000 km al secondo, quindi una velocità spaventosamente alta, però ormai... Ai tempi di Maxwell c'erano dei problemi a misurare piccole variazioni. Ci ha provato anche, mi sembra, la Galileo le lampade. Sì, ma infatti Galileo ci è riuscito, ovviamente. Però l'idea era giusta, ma non poteva farlo perché ovviamente l'errore dell'esperimento. E poi si è riusciti a fare, poi si è migliorato. Ormai questo è un fatto. Ma la ragione per cui
No? Dobbiamo in qualche modo cambiare tutto il pavocchio di prima, perché c'è questa novità qua, che c'è un invariante, e deriva da queste considerazioni fondamentali sul tempo, è da lì che nasce la riflessione, che può anche avere... Posso chiedere una cosa? Sì, sì, come no. Allora, per noi la velocità della luce è una velocità enorme, no? Ma siccome è una costante, questo significato di 300.000 km al secondo l'abbiamo inventato, cioè l'abbiamo convenzionato noi, ma è una velocità che la si potrebbe misurare in un altro sistema e potrebbe sembrare anche non così veloce. Voglio dire, cioè il discorso è troppo veloce. Ma no, infatti, guarda, questa è una cosa interessante come osservazione, adesso la provo a ridirla per vedere se ho capito. Che sarebbe molto interessante che anche questa fosse una cosa che i ragazzini, ma più alle scuole medie, che vuol dire un'alta velocità? Lasciamo perdere la velocità della luce, no? 1000 km all'ora è una velocità grande o piccola? Le domande del genere sono prive di senso. A meno che. Di che parliamo? Se parliamo della corsa dell'umacchia, 1000 km all'ora è una velocità stratosferica, ma se parliamo di protoni dentro a un tubo a vuoto, che pure non è una cosa cattiva, è una fedecchia. Da quando esiste questa cosa, che sia un invariante, ha senso, da adesso in poi, anche quando io chiacchiero, ha senso dire cos'è un'alta velocità e cos'è una bassa velocità. Una bassa velocità è una velocità molto piccola rispetto a quanto piccola, dipende da quanto vuole l'approssimazione. 1000 km all'ora è una piccola, se parliamo di relatività, è una piccola velocità, è una fedecchia. 299.000 km al secondo è alta velocità perché è comparabile con C, e lì si vedranno gli effetti strani di questa roba. Tra l'altro, questa è una cosa che a scuola, almeno nei tempi miei, non si abituava mai a fare, perché era tutto chiaro e poi dopo. Il senso di queste cose, no? Uno dice allora le cose si strizzano, ma calma, stiamo discutendo delle modifiche, no? Che bisogna fare allo schema concettuale della meccanica classica, dovuti al fatto che esiste una velocità invariante che è però di 300.000 km al secondo. Bene. Se stiamo a parlare di una gara automobilistica, non c'è bisogno di fare i conti con la relatività ristretta, perché lì vanno a 200 km all'ora. Nessuna rilevanza, insomma. A priori già si capisce che le cose strane, le modifiche della relatività ristretta riguardano poi concretamente fenomeni in cui ho a che fare con bestie che si muovono a velocità dell'ordine di C. E quindi, per quanto riguarda la nostra esistenza quotidiana, non c'è da preoccuparsi di niente, con una piccola appendice che poi a tempo debito. Chi per molto tempo ha dovuto preoccuparsi di usare la relatività sono soltanto i fisici delle particelle elementari, perché quelli maneggiano oggetti che dentro l'LHC viaggiano a velocità sostanzialmente uguali a quelle della luce, e lì gli effetti della relatività si vedono e come. Oppure quei signori che hanno a che fare con distanze talmente grandi che il tempo che la luce ci mette a percorrerle non è trascurabile, cioè con gli astronomi. Anche nei nostri navigatori che adopriamo. Aspetta, quella è un'altra faccenda per ora. Poi esiste, questo lo vediamo quando facciamo un po' dei conti. Poi esiste che la tecnologia moderna è diventata talmente raffinata che anche per un effetto come quello del GPS, se non tieni conto delle stranezze della relatività, comincia a sferrare, ma lì dipende dal fatto che arrivare a un livello di affinatezza delle misure tali che anche lì si vedono degli effetti, e questo ne parliamo. La sensibilizzazione neurologica ci torniamo la prossima volta, perché in realtà c'è molto da chiarire. Adesso che noi l'abbiamo finito, la volta prossima posto che dobbiamo inserire nel mondo, quindi nel nostro spazio-tempo, il fatto che esiste una velocità che è uguale in tutti i sistemi di riferimento, come vanno modificate le proprietà dello spazio del tempo e quindi le leggi di trasformazione in conseguenza di questa unica novità,
e arriveremo che ottichi occhi a costruire la sfondazione di Roma, sapere cosa comporta questo, io ho preso il problema della dilatazione del tempo, della simultaneità, eccetera, eccetera. Però se il problema è quello di capire come si fa a sincronizzare l'orologio, poi la cosa che viene più spontanea è ci incontriamo in un punto, ce li guardiamo, li mettiamo uguali e poi ce ne riandiamo, che però non risolve perché dipende da come viaggiamo a ritorno. Se io dico sono passati 5 minuti, cioè il problema è che il tempo è maledetta perché diciamo non basta, si è capito molto, ed è un tema tipico a cavallo tra la filosofia e la fisica e la tecnologia di fine 800, l'intuizione della durata, l'intuizione della simultaneità, e l'intuizione ce l'abbiamo tutti, ma se la vai a guardare per bene, Poincaré ha scritto le cose meravigliose su questa faccenda, no? In realtà crolla. Che vuol dire che mentre io adesso sto qui e dico sta cosa, simultaneamente il mio collega Giovanni Coloni sta mettendo 27 all'esame a 500 metri di distanza? Perché se capiamo, insomma, se sì, abbiamo questa nozione intuitiva di succede una cosa qua e ne succede un'altra allo stesso istante là, ma se vogliamo definire bene cosa vuol dire allo stesso istante, ci rendiamo conto che non abbiamo nessun modo di dargli un senso a meno di non fare una convenzione su come possiamo sincronizzare i nostri orologi. E per fare questo ci serve un'operazione di questo tipo. Quanto sono 5 minuti? Lo sappiamo tutti, grosso modo. Ma se voglio sapere quanto sono 5 minuti, devo avere uno strumento che mi permette di fissare due intervalli temporali ben definiti e poi devo confrontare questa operazione con uno che si muove rispetto a me. E se provo a fare questa cosa scopro che i miei 5 minuti non sono solo 5 minuti. Naturalmente, l'importante quando si passa, lo vediamo la volta prossima, insomma, a raccontare questa parte qui, la prima cosa da tenere presente è tutto ciò di cui stiamo facendo, gli effetti strani, che è strano questo fatto, no? 5 minuti per me non sono 5 minuti per te, comincia a diventare significativo, cioè i miei 5 minuti e i tuoi 5 minuti sono davvero diversi, se tu non ti muovi in automobile, ma stai a cavacesso di un fotone che viaggia a 300 mili, che quindi non lo vedremo mai, noi umani. Quindi i gemelli, per quello ci hanno messo in cura. Niente, cioè non voglio parlare di gemelli. Mai si vedrà un gemello che viaggia a cavallo a 300 mila dollari. Voglio parlare Thank you.